Gas, ci sei? No. Allora vuol dire che posso entrare. Che cazzo? Cos'è un nuovo stile di arredamento? È Feng Shui, non sai niente. Gus Lobel è uno dei migliori scout che il baseball conosca. Ha scoperto Dusty Baker, Dane Murphy, Tom Glavine. Gus Lobel! Perché mi fissate? Non sono una spogliarellista. Benvenuta nel consiglio dei soci. È quello che voglio. Lei sarà l'unica donna. Mio padre è uno scout di baseball. Ho avuto intorno uomini che bestemmiavano e scorreggiavano. Dammi questo cazzo di conto! Ce la posso fare. Devi farti vedere da un oculista. Come puoi valutare questo tizio se non ci vedi bene? Non mi serve il tuo aiuto. Perché non torni a casa? Perché sento questa disfunzionale necessità di assicurarmi che tu stia bene. Oh no! Quanti anni aveva Mickey quando... Sua madre è morta. Sei. Come ha fatto a gestire tutto da solo? Non l'ho fatto. Mi hai mandata via. Solo un vigliacco lascia sua figlia. Non sai la metà di quello che credi di sapere. No, you're not alone. Vuoi ballare? Direi di no. Dai, un ballo solo. Non ti fa mica male. Che puoi fare? Ok, tranquillo. Vattene o mi viene un infarto per ucciderti. Ti va di andare a cena? Vuoi dire insieme? È un po' sfacciato, ma se mi stai chiedendo di uscire, sì, accetto. La selezione è tra 9 giorni, non voglio avere sorprese. Gus sta lottando. Resterà senza lavoro. Sono vecchio e ridotto male. Meglio se stai lontano da me il più possibile. Il gioco è cambiato, Gus non sa usare la macchina da scrivere, figurati il computer. Tu non sai niente di baseball. Un computer non può dirti se un giocatore ha talento. Sai troppo di baseball per essere un avvocato. È una lunga storia. Vorrei sentirla. Non voglio raccontarla. Non vieni? Tu sei fuori. Woo! Non volevo che tu facessi una vita scomoda, tutto qua. Non era scomoda. Passare ogni singolo momento con mio padre, guardare il baseball. È stata la più grande ricchezza della mia vita. Sei ancora single, vero? Sei emozionalmente indisponibile. Chi sei, il dottor Phil? Ehi, quella è TV di qualità. Già.